Via Tasso, luogo davvero tristemente simbolico, anche lì però problemi, rischio chiusura 2011. Abbiamo poco tempo, vorrei dire due cose velocissime. La prima è questa: Via Tasso rischia di chiudere, ha rischiato di chiudere, poi per fortuna le istituzioni sono intervenute, per delle cifre assolutamente irrisorie. In confronto a Binario 21 è un enorme investimento, parliamo di poche decine di migliaia di euro per pagare le bollette. Via Tasso è uno di quei luoghi, tutti hanno sottolineato il problema dell'ignoranza, Via Tasso è uno di quei luoghi che aiuta davvero nel momento in cui purtroppo i testimoni sempre di più tendono a scomparire per ragioni anagrafiche, è uno di quei luoghi che aiuta le nuove generazioni ad immedesimarsi non solo in quello che è accaduto, ma immedesimarsi nel ruolo di potenziali carnefici, perché questa è il percorso doloroso che va fatto se si vuole capire cosa è davvero accaduto. Sentivo prima il Vox Populi, poi abbiamo poco tempo, lascio la parola, ma sentivo prima il Vox Populi, quello che colpisce non è tanto, non solo l'ignoranza, è il fatto che loro dicono, insomma, sembra, no? C'è stavano sti ebrei che non si sa bene chi sono, così poi qualcuno è arrivato, l'ha ammazzato e così via. Non no? si sentono cioè, come se la vicenda fosse accaduta su un piano metafisico. Invece qui il punto che bisogna capire è che, come diceva prima Moni Ovadia, qui persone come noi sono state, trucidate, ma persone come noi hanno trucidato, persone come noi. È qualcosa con cui il genere umano...